Allora, amici di Calciopazzo, minuto 84, la Roma sta perdendo 3 a 2. Stiamo calmi, stiamo tranquilli. Uno, perché non è finita. Due, perché comunque sia, non facciamoci la testa. Potrebbe anche arrivare la prima sconfitta della stagione. Non ci deve spostare nulla, perché io, come dicevo nei video precedenti, insomma, questa è una squadra di Mourinho e sicuramente non farà il campionato di merda della scorsa stagione. Ma è anche una squadra che mo non è che qualcuno magari se pensava che questa era una squadra da scudetto. È evidente, poi chiaramente ti è rotto il culo perdere a Verona, ma io mi puzzava sta partita perché comunque corsi e ricorsi storici. Ogni volta ci cacciano Di Francesco poco prima, cioè poco prima, la partita prima che arriviamo noi. Probabilmente al Verona Di Francesco gliene facevi 6, al Verona dei Tudor abbottonato, con un primo tempo dove ha piovuto, eccetera, ma tanto comunque il primo tempo è quello che hai giocato meglio, è nel secondo, quando ha smesso da piovere, che probabilmente gli hai consegnato il centrocampo e le fasce, soprattutto la fascia destra, e lì torniamo al problema evidenziato da Mourinho in tutte le conferenze stampa. Il campanello d'allarme era già suonato ampiamente. A farne le spese oggi è stato il calciatore che praticamente è stato quello che ha giocato quasi sempre, quello che è stato sostituito meno di tutti e quello che probabilmente avrebbe bisogno di un ricambio, ma il ricambio non c'è. Il ricambio non c'è perché il ricambio è Reynolds e peggio che a notte. Ibáñez, insomma, lo abbiamo visto, non è assolutamente in grado. E per cui la situazione è questa qui. Il Verona ad oggi, adesso, insomma, a questo minuto che siamo al minuto 86, sta meritando di vincere questa partita perché ce l'ha incartata. Perché sulla destra, appunto sulla nostra fascia destra, ha fatto il bello e il cattivo tempo. Due gol sono venuti da quella parte, ma anche altre situazioni dove è stato bravo Rui Patricio a mettere una pezza. Poi Faraoni ha trovato il tiro da domenica. Infatti, oggi è domenica. E niente, la Roma davanti poco, poca roba. C'è stato un colpo di testa sul calcio da fermo di Cristante. C'è stato quel meraviglioso gol di Pellegrini, che è una frase che io ho scritto prima che la dicesse, so chi era, il pazzo, alla fine del primo tempo, l'avevo scritta in chat: quando pensi che Pellegrini ti abbia fatto vedere il gol più bello della stagione, ne fa un altro che è ancora più bello. Quindi non so se è un problema di stanchezza, non so se è un problema di formazione cambiata. Io personalmente, ma poi vedi, a parlare dopo, siamo sempre bravi, ma io avevo parlato anche prima su WhatsApp, ovviamente non ci ho fatto il video io, e Shaarawy, che comunque c'aveva il piedino caldo, non l'avrei tolto, l'avrei lanciato titolare. Shomurodov lì sulla sinistra mi è sembrato un po' un pesce fuor d'acqua. Ebram oggi male, Veretout malissimo. Quindi ci sta, insomma, che poi se 3-4 calciatori importanti te vengono un po' meno, la prestazione è questa qua. Tra l'altro Verona ha messo benissimo in campo, marca una uomo a tutto campo e quindi niente, questa è la situazione. Dispiace, ripeto, però insomma adesso non facciamoci la testa, ci abbiamo subito una partita, fortunatamente si rigioca subito giovedì in casa con l'Udinese, anche quella sarà una partita da prendere con le molle, ma sono tutte da prendere con le molle. E non so com'è la situazione a Muniti, ci sono stati vari cartellini, non so se poi ci saranno squalifiche, eccetera. Spero di no, perché comunque, come ripete anche Mourinho, in panchina ci stanno gli uomini contati e soprattutto in certe zone del campo. Tanto Carles Perez adesso impegna molto bene Montipò. In certe zone del campo, se perdi determinati uomini, è notte fonda. Chiaramente io perché sto così tranquillo? Sto tranquillo perché è iniziato il progetto Mourinho, è un progetto che dura 3 anni e io so che da qui in poi le cose andranno a migliorare già da gennaio. Però oggi non mi aspetto niente di che, cioè l'obiettivo credo che sia il quarto posto, il rientro in Champions, per cui hai perso una partita. Ma non, se qualcuno veramente si era illuso che noi potessimo competere lo scudetto, mi dispiace, l'avevo già detto in precedenza, non è così. Non è così perché sì, se anche negli 11 hai delle potenzialità, ma a calcio ormai non si gioca solo in 11, tra infortuni, tra squalifiche, un cazzo e un altro, non c'hai la squadra per poter competere. Lo ha detto stesso lui nell'ultima conferenza.
E basta, è così. Non so che ne pensi tu, non hai detto niente. Triste. Sei triste, sei Non ha triste. fatto gol il Frawi. Non ha fa lui mi interessa solo se fa gol Sharawi, non ha fatto gol, per cui non ha senso nemmeno cenare questa sera, insomma, no? No, No. abitavo io. La pizza la vuoi. Va bene, ragazzi, rimaniamo qualche altro minuto collegati. Se c'è magari che te posso dire un gol, anche una spizzata di culo, va bene tutto, ce lo prendiamo magari sto pareggio, sarebbe veramente oro colato, ma d'altronde, raga, cioè tu con la Fiorentina comunque hai vinto, però se pareggiavi la Fiorentina non aveva rubato nulla. Tu col Sassuolo hai vinto, ma se pareggiavi e Sassuolo non aveva rubato nulla, e non è che te può dire sempre bene, poi arriva un momento dove paghi dazio, no? È chiaro. Una cosa che possiamo dire sicuramente, su cui la Roma dovrà lavorare moltissimo, è che una squadra de Mourinho non può prendere tutti questi gol, o voglio dire, oggi ha preso gol, ma non può prendere soprattutto tutte queste situazioni da gol, che poi voglio dire, oggi ti hanno fatto gol. Corsa solo, te ne potevano fare altrettanti se non di più, non te li hanno fatti, però chiaramente c'è da lavorare. C'è da lavorare, questo è ovvio, insomma. Ma ripeto, io sono felice perché questo è il sabato del villaggio. Per chi conosce la famosa poesia, io so che da qui in poi le cose andranno sempre a migliorare e sono convinto che la Roma si toglierà grande soddisfazione, che vincerà dei trofei con Mourinho. Ma non quest'anno, cioè quest'anno sì, magari puoi, che ne so, provare con una Coppa Italia sicuramente, puoi tentare di andare più avanti possibile in Conference League, poi anche lì arriveranno giù club più carrozzati della Roma e poi si vedrà, però lì sai, magari so, partite secche, andate e ritorno dove può succedere tutto, ma in un campionato lungo, in una competizione dove poi i valori escono fuori, e te ne sei pronto, dai, oggettivamente non sei pronto, ma sarà una lotta dura, cioè tu ci devi provare. Chiaramente fino all'ultimo a cercare di entrare in Champions, ma è una lotta dura. È una lotta dura perché anche lì ci stanno squadre che sono un po' più attrezzate. Tutto lì. Poi magari a gennaio compra 3-4 giocatori e allora staremo a parlare di un'altra cosa. Ma non è oggi che ne possiamo parlare. E dai, cerchiamo di. Tra l'altro, loro stanno chiudendo in avanti. Perché noi comunque sì. Con queste sostituzioni che abbiamo fatto, sostituzioni che chiaramente hanno fatto saltare un po' tutti gli schemi, cioè si butta la palla avanti, si tentano le spizzate, c'è Abraham, c'è Borca, provano magari a spizzare palloni e Pellegrini, che oggi comunque è ispiratissimo, magari potrebbe tentare un inserimento, un qualcosa. Perché oggettivamente io solo da lui mi aspetto qualcosa oggi. Molti mi hanno deluso, ma deluso nel senso gli do tutte le attenuanti del caso, perché comunque questa è la squadra, soprattutto che in campionato hanno giocato quasi sempre loro, pure in conference, nonostante qualche cambio, però bene o male l'ossatura è quella. Attenzione, magari una bottarella di sì, Carles Perez che la vado via. E niente, tiro del Sharawi la prende male. E niente, siamo al minuto 93. Sono stati dati 5 del recupero. Noi chiaramente speriamo sempre fino alla fine, perché squadre di Mourinho non muoiono mai. Per cui non vedo il motivo per cui abbattersi. Finché l'arbitro non fischia, noi ci proviamo, giusto? No. Per lui non è giusto, vabbè, lui è un pessimista, insomma, lui il suo autore preferito è Giacomo Leopardi, passa le giornate Leopardi rompe proprio le palle, è proprio uno noioso da fa. È molto meglio Dante Alighieri, che c'ha una Divina Commedia, però fa incazzo. cioè, non capisco, spiega meglio questo passaggio. Perché ci stanno due testi, basta. No, ovviamente sarebbero tre testi, c'è cioè l'inferno, No, però purgatorio, c'hai, paradiso. come si chiama? E porte, poi Le porte c'hai e poi l'inizio. c'è il centrocampo. Ah, Ah, grande. grande. E vabbè, noi cerchiamo insomma di stemperare la rabbia che sicuramente c'è, perché comunque io E che palle, oh. fallo loro. Vabbè, ma poi chiaramente adesso ognuno fa il gioco suo, come c'è
un piccolo falletto ci si butta per terra, giustamente, ma questi che devono fare? Se muore. Questi sono il Verona, questi se quest'anno probabilmente vincono sta partita, poi non rivinceranno più, perché so quelle sculate che stanno un po' anche nel DNA della Roma, ripeto, insomma, io come hanno cacciato di Francesco, Sculate, hai detto dicono, sculate. Hai detto sculate. Non è culo per te. No, sculate sono del Verona. Vabbè, Ha detto scusate dalla Roma. Sei un po' ubriaco. Ci andiamo a sì, fare uno spritz. anche due, Due. Per dimenticare. per dimenticare, niente, mancano 20 secondi, credo che ormai la Fatal Verona, El Shaarawy si fa chiama gol. Fatal Verona, d'altronde se si chiama Fatal Verona, è ne che abbiamo inventato noi sto nome. Guarda, guarda. Diciamo che era Oh. maggiormente fatale per Milan, Guarda. storicamente, e invece oggi è andato a favore del Milan, che stasera finita. È finita, ragazzi. Vabbè. Niente, ora sentiamo le parole del mister. Qui Piangiamo. adesso deve essere molto bravo lui e la squadra a reagire subito. Lì si vede la grande squadra. Cioè, lì si vede proprio il peso specifico che c'ha Mourinho adesso. Non quando si vince, è adesso. Dai, raga, mangiatevi Addio. una cosa. Sempre caccio paccio.